Se sarà pace o sarà guerra, è presto per dirlo. Attenderemo. Detesto attendere. Ci rimettiamo a Dio. Preghiamo e rendiamo grazie per questo momento sereno. I britanni sono arrivati. Il momento è passato. Di qua, alla grande quercia. Dov'è Ceolbert? Deve essere presente in qualità di futuro aldermanno. È andato a caccia. Di cinghiali, diceva. È passato un po' di tempo, no? Non possiamo aspettare. La pace va decisa ora. Lady Angarad, salute. Veniamo a parlare di pace. Siamo lieti di saperlo. Ma dov'è il vostro grande re? È rimasto al castello su mia richiesta. La sua presenza poteva scatenare il tagliagole Ivar. Il tagliagole è chiuso nella sua tenda. Entrambi temevamo i nostri compagni più bellicosi. Sembra che siamo in sintonia. Un eccesso di cautela non è mai dannoso. È un buon segno. Forse dunque riusciremo a porre fine alla guerra e a tutte le sofferenze. E la tua proposta? Ritireremo i nostri soldati nei legittimi confini delle nostre terre. Chiediamo solo alcuni giorni di tempo per organizzare la partenza dal castello di Castow. In cambio, voi cesserete le ostilità a partire da ora. Sono termini generosi. Abbiamo una tregua. E sia. Bene, un negoziato rapido e pacato. Dio sia con te e con il tuo re, Lady Angarad. Salute a voi. Ci siamo sfidati in guerra. Ora ci rispetteremo in pace. Sono confuso, Eivor. In un battito di ciglia un ciclo di sangue e morte si è concluso. Hai percorso un cammino difficile, Vescovo. Ceolbert deve ricevere la buona notizia. Andrai tu a dargliela? Andrò a cercarlo. Gli dèi, dov'è andato Ceolbert? Qualcuno deve saperlo. Sto cercando Ceolbert. L'hai visto? L'ho visto affilare punte di freccia. Hai visto Ceolbert? Non faccio caso agli spostamenti del principe. Chiedi a qualcun altro. Ivar, è fatta. Pace, eh? E adesso tutti se la staranno facendo sotto per la gioia. Se non gioia, sollievo. Hai visto Ceolbert? Voglio riferirgli la notizia. Mi ha chiesto di accompagnarlo a caccia, ma non ero dell'umore. Salve, Ivar. Avete visto Ceolbert? Mio fratello l'ha visto. Più fradicio di un pesce, vero? Ha celebrato la pace, con molto impegno. Sveglia! Dov'è Ceolbert? Ceolbert? Nessun altro ha visto Ceolbert. Soltanto lui, Drengre. Dovrai aspettare che si riprenda. Si ubriaca spesso, così? Per gli dèi, certo che sì. Due volte a settimana, a volte per tre o quattro giorni. E due volte la domenica. E cosa fai quando vuoi che si riprenda? Tienitelo per te. Ma quando mi serviva sveglio con urgenza, l'ho buttato in un lago. Farò un tentativo. Ci deve essere un modo per svegliarlo.
Cosa? Vado a fuoco? Rischiavi di bruciare il mio ramo più prezioso! Sto cercando Ceolbert. E per questo mi hai dato fuoco? Per Surtr! Se proprio vuoi saperlo, il moccioso è andato a caccia di cinghiali non molto tempo fa. Sì, lo so. Ma in che luogo? Verso sud, mi pare. Non so altro. Forse da qualche parte nella foresta. So da dove iniziare. Grazie. Sinin, guidami. Che è successo qui? È un brutto segno. Sangue. Di Ceolbert. O della sua preda. Ceolbert, per Freya. Ceolbert, sei vivo? Io... Non sforzarti, sei gravemente ferito. Un drago sull'Elsa, dei... Lo stemma britanno. Respira, ragazzo. Non ti rimane molto. Ti riporterò indietro per l'ultimo saluto. Posso portarti dagli altri. Farò piano.
Eivor, io... Piano, Ceolbert. Presto saremo tra amici. Ecco, così saremo più veloci. Respira, Ceolbert. Ci siamo quasi. Aiuto! Ivar! Deorlaf! Per la barba di Thor! Eivor, cos'è successo? No! No! Sciocco ragazzo, che hai fatto? L'ho trovato in fondo a una caverna, straziato dai lupi. Ivar! Piano ragazzo, piano! Ivar! Dammi un'ascia, presto, sbrigati! Ivar è morto. Un'ascia! Il suo dio l'accoglierà comunque, con o senza ascia. Va dal tuo dio, ragazzo. Canterò per te nel Valhalla. Non è stato un lupo. Dimmi cosa è successo! Sono stati i Britanni. Aveva questa lama nel petto. Un pugnale britanno. Rodri! Ma perché? Hai ucciso suo fratello. Credevi davvero che non si sarebbe vendicato? E l'ho detto che era un bugiardo. Non ha mai mirato alla pace. Voleva il sangue! Vescovo Deorlaf, da questa parte! Le mura della fortezza non lo salveranno. Gli affonderò questo pugnale nel petto! Saremo rapidi allora. Attaccheremo prima che Rodri possa esultare. Niente pietà stavolta. Hai risparmiato Leofrid, quel sacco di sterco. Non risparmieremo, Rodri. Lo prometto. Dio del cielo, cos'è successo? C'è Albert. Ucciso. Che il Signore ti liberi dai peccati, ti salvi e ti elevi. Fate avere il suo corpo al padre. Vorrà una sepoltura cristiana. Lady Angerad ha detto che Rodri è rintanato nel castello di Castow. O ha mentito, o se l'è lasciato sfuggire. Ad ogni modo, lo scopriremo. C'è un posto vicino alla fortezza dove accamparsi. Perlustreremo la zona. Un buon piano. Ora andiamo. Bene. E ricorda, lascia Rodri a me. Io sangue sì, e sveina tu, tutti anelli d'argento, tante cose d'oro, anche orri. Come ti senti, vescovo? Sono distrutto da questa perdita. Ceolbert sarebbe stato un bravo Alderman, e un giorno un buon re. Un re forgiato dalla potenza vichinga e dalla compassione cristiana. Sarebbe stato un grande uomo. Uomini, montate in sella e seguitemi. Abbiamo da fare. Avrei dovuto saperlo. Dovevo sapere che avrebbe colpito il più debole fra noi. Hai aperto una ferita quando hai ucciso suo fratello. Qualunque degna azione va pagata col sangue. A Quatford mi hai detto che è stato Rodri a farti quella cicatrice. È una storia interessante. Forse non interessante, ma memorabile. Anni fa stavo tornando dall'isola occidentale.
Ah, ne hanno di guerrieri laggiù. Avevo preso qualche bastonata ed ero di cattivo umore. Volevo sangue e argento, nient'altro. Io e i miei Drenger navigavamo lungo la costa della Cambria quando vedemmo un punto d'approdo nella nebbia. Trascinammo le barche a riva e fu allora che sentimmo un grido da un'altura. Quei maledetti britanni. La foschia si diradò ed eccoli lì, tutti schierati. Il più grosso disse: «Sono Rodri, il re di queste terre! Me ne fotto!» Gli urlai di rimando. Feci un cenno ai miei. Alzammo le asce e caricammo prima che potessero fiatare. Eravamo in maggioranza, ma i britanni sono astuti. Era una palude. La melma ci risucchiò gli stivali fino a bloccarci. Uno dopo l'altro, Rodri ci fece a pezzi. Arrivò da me, appoggiò la lama sulla mia guancia e mi lasciò questa. «Vattene e avverti la tua gente», mi disse. «Di loro che Re Rodri ti ha fatto questa cicatrice». «Fottiti», risposi. Lui rise e mi lasciò andare. Una storia avvincente, Ivar. Figlio di Ragnar, uccisore di re, conquistatore dell'Inghilterra e dell'isola occidentale. Quale saga la tua? Hai ragione. Verme schifoso è appena oltre quelle mura. Può uccidermi solo un drago, un corno. Lo vedrai il drago. E come? Invia un messaggio ai tuoi. Ci accamperemo qui e pianificheremo un attacco a sorpresa. Gli uomini di Ivar sono stati rapidi. Esigono la loro vendetta. La mia liberatrice ti renderà orgogliosa di me. Danese, da quando mi hai liberato non aspetto altro che vendicarmi dei britanni. Sto fremendo. Eivor, sono ansioso di lanciarmi contro i britanni. Non mi vedrai nelle retrovie, intento solo a razziare cadaveri. Non stavolta! Sono pronto. In nome di Loki, ma che hai fatto? Ho evocato un drago per uccidere Rodri. Ora dimmi, morso di lupo, sei pronta a combattere? Raduna gli uomini, Ivar. Attacchiamo. È un bel giorno per morire. L'ingresso sembra ben difeso. I miei stanno caricando dei calderoni d'olio su un carro. Glielo faremo esplodere lì davanti. Mostrati! Eccomi! Senza ossa Ragnarsson! Come osi presentarti qui in forze dopo aver promesso la pace? Non prenderti gioco di noi! Hai imbrattato quella pace con il sangue del giovane Ceolbert! Carnetica pure quanto vuoi, danese! Se vuoi la guerra, sappi che le mie difese sono sicure! Guarda bene la mia faccia, re delle carcasse! Ecco il drago che ti divorerà! Vedo un uomo ormai vecchio che gioca a fare il serpente! Basta parlare, Ivar! Portate il carro e accendete i fuochi! Quando avrò finito con Rodri, gli strapperò via il grasso e mi ci friggerò il pane. Sì.
Fermate il carro! Gli daremo fuoco davanti al portone! Pezzinati a voi! Freccia in arrivo! Ora sanguinerai! Ora vedrai! Con me! Spero di no! Freccia in arrivo! Attenti! Uomini, tutti freccia! All'ingresso! Attenti! Venite nelle fiamme eterne! Avanti! Ancora più vicino! Frecce! Udi! Attenzione! Udi! Posso farlo da sola! Ivar il senza ossa! Sei proprio un drago ridicolo!
Mi ha preso il fegato. Mi serve aria. Già.